Una volta poteva essere limitata, tra virgolette, alle fasce sociali più deboli, adesso coinvolge anche la pancia del paese, il ventre molle, la borghesia. Io sto lavorando con i sindacati degli inquilini, ho conosciuto parecchi inquilini che sono persone che hanno lavorato tutta una vita, piccola borghesia, non dicono io non voglio pagare la casa, non me la posso permettere o cose del genere, dice io vorrei pagare il giusto, ho dei canoni di locazione più o meno di mercato, li posso affrontare, ma se mi raddoppi da oggi a domani, come molte case degli, come molti enti hanno fatto, i canoni di locazione non me lo posso permettere. Se me la vendi a un prezzo che è superiore a quello di mercato, come hanno fatto, non me lo posso permettere, non mi puoi mettere in mezzo a una strada. Ci sono sfratti continui, se parlate con loro, loro vi raccontano tutti quelli che sono gli sgomberi quotidiani, gli accessi degli ufficiali giudiziari agli alloggi, è un bollettino di guerra. Il problema è che appunto coinvolge sempre più persone. Le battaglie sono sempre da condannare, perché quando tu metti in campo la violenza è finito di dialogare, cioè non c'è forma di dialogo preceduta da violenza.